Benvenuti, oggi è giovedì 13 giugno 2024. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.21. La luna sorge alle 12.11 e cala a mezzanotte 52. Oggi si celebra Sant'Antonio da Padova. Il nome Antonio, durante il periodo del Rinascimento, venne arbitrariamente collegato ad Antos, che in greco significa fiore. Si suppone invece che abbia origine etrusca e che significhi colui che combatte. Sono 43 le candeline per l'attore statunitense Chris Evans. Noto per aver prestato il volto a Captain America in numerosi film della Marvel Studios, nel 2007 è stato classificato dalla rivista britannica Empire come una delle 100 star più sexy della storia cinematografica. Festeggia 38 anni la modella e showgirl brasiliana Veridiana Malman. Ha affiancato la mora Melissa Satta a Striscia la Notizia nel 2008, sostituendo la velina bionda Thaïs, incinta dell'allora fidanzato Teoman Muccari. Nello stesso anno ha partecipato all'Isola dei Famosi. Infine, oggi compie 67 anni il cantautore romano Michele Zarillo. Ha ottenuto il successo da solista vincendo il Festival di Castrocaro nel 1979 e il Festival di Sanremo nel 1987, gareggiando nella sezione Nuove Proposte col brano La Notte dei Pensieri. Nel corso della sua carriera musicale ha venduto oltre 2 milioni di dischi. La sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquistò un primato storico nell'epopea delle esplorazioni spaziali. Oltrepassando l'orbita di Nettuno, il pianeta più distante dal Sole, il 13 giugno del 1983 divenne il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il Sistema Solare. Sapete perché si dice tallone d'Achille per indicare il punto debole di una persona? L'origine di questa espressione è legata al mito classico, secondo il quale Teti immerse il figlio Achille nelle acque del fiume Stige per renderlo immortale, tenendolo appunto dal tallone, che così rimase l'unica parte vulnerabile del suo corpo, tanto che proprio quella gli causò la morte. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna, nel suo splendido primo quarto, riesce magica per Scorpione, Vergine e Toro. E gli altri? Andiamo a vedere. Ariete. Oggi, seppure la Luna è ben distante, è sicuramente motivata ad aggiustare le cose nel vostro mondo pratico. Oggi potreste decidere di iniziare dei lavori o di rendere pratico un accordo familiare che porterà un po' di benessere, mentre invece con il partner state discutendo su come investire dei soldi o dove andare in vacanza. Toro, la giornata di oggi per voi è splendida proprio perché l'accordo con la Luna garantisce ancora di più uno stato di benessere e dei risultati lavorativi decisamente molto apprezzabili. Sono due giorni magici da sfruttare benissimo e voi che avete fiuto per l'occasione giusta non tarderete a fiondarvi sull'occasione che da tempo avete aspettato. La passione con Marte nel segno è garantita. Gemelli, una giornata oggi di sfida tra la Luna e Giove. Proprio perché vuole qualcosa di più, vuole sempre di più questa configurazione, ma con Sole, Mercurio e Venere nei vostri gradi tutto sarà possibile. Peccato che quadrino a Saturno e a Nettuno e che ancora i vostri desideri dovranno sottostare ai tempi di attesa. Cancro, la giornata di oggi è una giornata decisamente molto interessante proprio perché sta mettendo in discussione tutta una serie di opzioni che avete per la vostra vita, dove stare, con chi andare e come gestire la location lavorativa.
alternativa. Ebbene, vi si prospetta la possibilità di cambiare molte cose della vostra vita e finalmente è arrivato il momento di pensare a come volete costruire il vostro establishment. Leone, la giornata di oggi è una giornata molto proficua, proprio perché avendo giustamente attenzionato il livello economico delle cose, ora avete contezza delle risorse. Giove non vi permetterà oggi di pensare in grande, ma sicuramente a qualcosa di confortevole e sicuro, e anche decidere se sì o no per cambiare, vendere o acquistare una casa più grande. Vergine, la giornata di oggi vi vede come ieri protagonisti con questa luna assolutamente magica, il suo accordo con Marte, e Giove che vuole sfidare appunto ambizioni e grandezze. Sobilla un po' questa luna ordinata che ha ottenuto un successo a reinvestirlo in un'altra direzione, e prontamente lo farete con la vostra lucidità. Attenzione a non essere troppo meccanici con il partner. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna molto emotiva, una luna che sobilla sussurri, pensieri, sensazioni, intuizioni, ed è proprio l'intuito che oggi sarà dalla vostra parte. Con un po' di magia oggi le coincidenze saranno dalla vostra parte e vi stupirete su come le cose fortuitamente che accadono possono incidere sui massimi sistemi della vostra vita in senso positivo. Scorpione, la giornata di oggi prevede una luna molto importante, proprio la luna che vi risolve un problema con Marte, e finalmente, liberi dagli ostacoli, riuscirete a costruire dove volete. Anche la passione sembra essere tornata ed è il momento giusto per dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno che sentite un po' distante. Sagittario, quadratura della luna oggi, e tra l'altro l'opposizione di Giove oggi viene rincarata. Ebbene, questa configurazione vuole proprio gridare che avete voglia di pausa, di vacanza, di viaggio, di fare una valigia. Del resto siete il segno del viaggio e dovrete assecondare anche questa parte della vostra natura. Se proprio non riuscirete a fare un viaggio di piacere, anche il lavoro potrebbe portarvi un po' oltre le solite destinazioni. Capricorno, una giornata decisamente molto interessante, con Luna e Marte totalmente dalla vostra parte, ma non solo. Oggi riuscirete ad esprimere bene anche l'idea futuribile di un progetto che coinvolge più persone, mentre invece in famiglia un lieto successo potrebbe allietare qualcuno dei vostri piccoli familiari. Acquario, la giornata di oggi è una giornata che lascia libero il vostro Plutone di esprimersi al meglio e quindi torna di nuovo creatività, fascino e carisma. Marte tende un po' a provocare, ma addolcito dalla Luna com'è, vi farà solo capire meglio i sentimenti e le sensazioni del partner, che a volte è utilissimo per capire il punto evolutivo di un rapporto. Pesci, oggi la giornata è una giornata che trova un amico proprio in Plutone, col vostro sognatore Mercurio. Mentre Sole, Mercurio e Venere proprio non ci stanno ad accontentare per adesso le vostre motivazioni affettive, dei vostri desideri, beh, i pianeti vi vogliono solo dire: continuate a sognare, magari non sarà oggi, ma tra poco si sblocca tutta una serie di porzioni di cielo planetario che vi aiuterà a vivere bene con tutti i suoi pianeti. Tenetevi forte, perché ci troviamo in un momento storico senza precedenti. È il capitolo finale della monarchia italiana. Il re di maggio sta lasciando il nostro paese per sempre, dopo la vittoria schiacciante della Repubblica nel referendum del 2 giugno. Il 13 giugno 1946 l'aereo decolla da Ciampino e a bordo c'è l'ultimo sovrano d'Italia, Umberto II di Savoia. A shot in the dark, tradotto letteralmente sarebbe un tiro nel buio. Ma cosa significa davvero? Immaginatevi di sparare senza mirare, senza avere informazioni a sufficienza. Ebbene, raramente si colpisce l'avversario. È come tirare a indovinare, fare un salto nel buio o nel vuoto, andare alla cieca. Insomma, in italiano abbiamo tanti modi di dire per descrivere qualcosa di incerto o di rischioso.
Quindi state attenti quando vi trovate in situazioni simili. Potreste essere proprio di fronte a un tiro nel buio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ci catapultiamo nella corte del re di Francia Luigi XIV, dove incontriamo il medico Jean-Baptiste Denois. Un giovane di 15 anni, malato, si rivolge a lui dopo aver provato ogni sorta di rimedio, compresi i famosi salassi con le sanguisughe. Ecco che il nostro medico intraprende un gesto rivoluzionario, una trasfusione di sangue prendendo una pecora come donatore. L'operazione ha successo, nonostante l'incompatibilità tra sangue animale e sangue umano. Il giovane si rimette in piedi in poche ore. Ma dopo alcuni successi, viene accusato e processato per la morte di un paziente. Solo nel XX secolo, con la scoperta dei gruppi sanguigni, la trasfusione tornerà a essere considerata sicura. Beh, possiamo dire che le pecore ringraziano di non essere più coinvolte nella cura delle malattie umane. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non preoccuparti di fallire, preoccupati di non averci provato. E d'altronde bisogna provare, provare, provare e poi ci si riesce bene. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani.